vastissima, lunga 6 miglia, larga 3, oppure succedono pochissimi disordini. In apparenza sembra che non vi sia alcuna polizia e in sostanza ve ne è moltissima. In Parigi si parla sempre di police, in Londra non si parla mai e tutto va bene. Ad ogni inglese produce questo effetto che non si soffre un delitto o una soperchieria, ma che tosto ogni cittadino si presti per vendicarlo ed impedirlo. Così, nelle non rare lotte di pugni, il popolo fa circolo e freddamente assiste ai rompimenti di naso e di dente. Uno prende il vestito, l'altro il cappello, eccetera, e se lo tiene nel tempo della battaglia. Ma fate che uno cada a terra e che l'altro lo voglia ancor battere, che tosto tutte quelle fredde persone diventano caldissime e li piomberebbero addosso e lo percuoterebbero senza compassione. Vi sono vari milordi, dei più robusti, che hanno fatto a pugni molte volte coi più miserabili. In Londra vi sono dei vecchi chiamati watchman, che sono scelti vecchi perché se fossero giovani farebbero di notte tutt'altro mestiere che fare la guardia, che non possono talvolta stare in piedi, non sono armati che di un bastone. Tengono una lanterna e sono distribuiti nelle città e gridano ogni ora, e questa è tutta la guardia notturna di Londra e tutto va bene. Se una figlia venga violentata o insultata, se qualcuno venga in qualsivoglia modo offeso, grida watch e al momento questi vecchi accorrono. Se un ladro è sorpreso, lo prendono talvolta prima che lo possono, lo legano ad una fune, lo tuffano nel Tamigi 4 o 6 volte, poi lo lasciano andare. Uno cava la spada contro un altro, tosto accorre Fabrizio e Sempronio e la prima cosa è di rompere la spada in 2 pezzi. Insomma, l'inglese ha idee e sentimento chiaro della giustizia. Senza provare una inglese? venuti armati? Sì. Figo, ci proviamo, la prima volta, pure per me. Allora, com'è che si fa? Come fanno? Che è jazzista qua, Gianluca? Com'è che fate? Non dite niente? No? Noi ci mettiamo lì, suoniamo, non abbiamo bisogno di parti. Ma noi abbiamo le parti, noi siamo fuori, ma dovremmo fare... Quanti siamo? Alzino la mano quelli che hanno portato lo strumento. Bravi, bravo. Gianluca. La Nina, ottimo. Cristina, eccoci. Buttati in pista. No, faccio pure